suo messaggio e il suo augurio alla città in questo pomeriggio di Pasqua. Carissimi fratelli e sorelle, ho pensato molto a questo anno che abbiamo vissuto e abbiamo alternato stati d'animo differenti. A volte abbiamo iniziato a sperare, poi è ritornata la delusione, l'amarezza, e ci siamo accorti che in questi ultimi mesi abbiamo sempre oscillato con la speranza nel cuore e a volte con la delusione negli occhi. Ed è chiaro che il messaggio della Pasqua del Signore vuole darci una mano, un aiuto proprio nella situazione difficile che viviamo, nella paura che ci ha presi un po' tutti, nello scoraggiamento. E vorrei, guardando il gesto di questo incontro tra Maria e il Cristo risorto, tentare di spiegare che cosa questo significa o potrebbe significare per ciascuno di noi. Non è così scontato che la Pasqua del Signore, coloro che ce l'annunziano, coloro che ci dicono che la vita, la speranza, la risurrezione, il positivo ce la farà vincere, ci abbia raggiunto. È un poco come San Pietro che ci deve cercare, che ci deve portare una bella notizia, un Vangelo, una speranza che ancora non abbiamo fatto nostra, che ancora non stiamo vivendo con convinzione. E quando ci trova ci dice semplicemente che quello che per noi è impossibile, perché oggi pensare ad un mondo bello, migliore, diverso, non è possibile, non è una cosa che riusciamo a fare, anzi assistiamo ai continui fallimenti del nostro impegno, delle nostre organizzazioni, e ci verrebbe per davvero di dire è finita. E invece, fratelli e sorelle, abbiamo un'immagine plastica: Maria, segno dell'umanità, segno di ciascuno di noi, è entrata in questa piazza con un manto nero, però nell'incontro con il Signore risorto quel manto è caduto. E l'augurio che vi faccio, fratelli e sorelle, ciascuno deve deporre la veste nera, deve deporre la veste nera che è sui suoi occhi e vede tutto nero dal suo cuore e non riusciamo ad amare, dai suoi pensieri e non riusciamo a pensare in maniera positiva. Auguro a questa città che abbia il coraggio in questa primavera dello spirito, della vita, della Pasqua e della risurrezione, di liberarsi del suo nero, delle sue cose negative, delle sue cose pesanti, insignificanti, di quello che addirittura appesantisce la nostra vita e rende difficile quella degli altri. E noi sappiamo che se questa città, cioè dire noi, avremo il coraggio tutti insieme di fare questo gesto e di incominciare a vedere un futuro diverso, migliore, questo sarà possibile, perché questo non è soltanto un'opera dell'uomo, ma è anche e soprattutto un regalo di Dio. Auguro a ciascuno di voi che il messaggio di speranza, di vita, di resurrezione, di positivo e di luce che oggi ci giunge con la risurrezione di Cristo annunziata a Maria, e lei capace, ecco, di accoglierlo e di liberarsi del suo manto nero, possa essere l'immagine presente di questa nostra città che inizia con fiducia un suo nuovo corso. Auguri a tutti e buona Pasqua e buona vita. Adesso voglio invocare su di voi, sulle vostre famiglie, soprattutto sulle persone che come noi avrebbero desiderato partecipare a questo incontro
e che per un motivo o l'altro, soprattutto per le malattie, le sofferenze o altro, non sono più presenti, in modo che la benedizione del Signore possa essere la nostra forza, la sua luce, la luce del suo volto, possa illuminare i nostri passi e tutti insieme possiamo essere questa grande famiglia che tutte insieme continua il suo pellegrinaggio su questa vita. Il Signore sia con voi. Il Signore vi guardi e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Buona Pasqua a tutti.